Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata, sempre dal colore di retro computing, parleremo di emulatori per Apple II. Apple Win è l'emulatore Apple II per Windows. I links per scaricare il software li potete trovare in descrizione di questo file di YouTube. Ci sono poi altri emulatori Apple II per Windows, OS X e per Linux. In descrizione di questo file di YouTube trovate i relativi links. Ci sono altri emulatori di Apple II, addirittura per Amiga, Windows, Mac OS X e Linux, e anche questi tipi di risorse le trovate linkate in descrizione di questo file. L'emulazione sono sicuramente degli ottimi sistemi per fare retrocomputing nel mondo Apple II, senza spendere denaro, senza comprare macchine che, data l'età, potrebbero avere tantissimi problemi hardware, dall'alimentatore decotto fino alle tastiere che potrebbero cadere a pezzi. Meno che non siate dei veri appassionati di retrocomputing, esperti di elettronica dotati di know-how, attrezzi, tempo e dello spazio ben areato e riscaldato dove stoccare i vostri retrocomputer, dovete sapere, se non lo sapete, che i problemi che possono dare i vecchi computer sono tantissimi, a cominciare dal fatto che possono diventare anche tossici. Ricordatevi che se mai decideste di non limitarvi ad esplorare il mondo, diciamo, degli Apple II sotto l'emulazione, ma di puntare a una collezione hardware di vecchi computer, questa cosa non è proprio salutare, non è saggia, tantomeno non è una buona idea di stoccarli in casa propria, oppure in salotto, oppure in un garage. Vi occorrerà un locale ben areato, i computer possono diventare tossici rilasciando materiali molto pericolosi, specie se si scaldano e gli alimentatori saltano, o se ci sono addirittura dei cortocircuiti. Il locale deve essere ben riscaldato, anche perché l'umidità e il freddo sono cose veramente pessime sia per le batterie quanto per l'elettronica. Quindi, tirando le fila in modo corto e rapido, la migliore soluzione, a mio avviso, consiste nella emulazione software, in modo da non spendere nemmeno una lira e non trovarsi, diciamo, a gestire tutta una serie di problemi rilevanti. Quindi, invece di stare ad accatastare rottami o macchine che potrebbero diventare tossiche per voi e per gli altri, è sufficiente ricordare o esplorare il mondo lontano dei computer ad 8 bit degli Apple II, prendendo una visione tramite la emulazione, in modo per sorridere di nostalgia circa i decenni del 1970 e 1980, in cui ebbero a svilupparsi e diffondersi anche in Italia, nonostante la lira svalutata e la nascente elettronica di consumo. Nella descrizione di YouTube di questo file ci sono anche due interessanti risorse, addirittura meno impegnative di stare a scaricare, installare e configurare un emulatore. C'è l'Apple II Online Emulator, che gira benissimo dentro ad un browser, quindi addirittura potete cliccare direttamente sui link per trovarvi immediatamente funzionante un emulatore dentro il vostro browser. Oppure c'è il link su Archive, che vi porta direttamente a dei videogame per Apple II che possono essere scaricati gratuitamente da Archives, e per processarli è sufficiente passarli dentro al proprio browser. Incredibile, ma vero. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!